Buongiorno, io sono Riccardo Panattoni e sono docente di filosofia in questo Ateneo, filosofia morale per la triennale di filosofia e di etica e psicanalisi per scienze filosofiche. Però vi accolgo oggi come referente per la didattica e direttore vicario del Dipartimento di Scienze Umane. Due parole quindi, come dire, di introduzione per darvi un po' alcune indicazioni, per poi passare la parola ai referenti dei corsi di studi specifici che interverranno dandovi le indicazioni che vi servono. L'indicazione che volevo darvi io è questa, cioè come sapete è subentrato un grande cambiamento all'interno dell'università italiana, forse all'esterno non se ne parla molto, ma all'interno è stato un cambiamento invece molto importante che stiamo, come dire, assestando adesso in tutti i suoi risvolti, nel senso che prima c'erano le facoltà con i corsi di laurea che afferivano alle facoltà e quindi gli studenti e le studentesse si rivolgevano principalmente alle facoltà, la loro interfaccia era con le facoltà, mentre invece i dipartimenti erano i luoghi dove afferivano i docenti in base alle loro discipline ed era il luogo della ricerca, cioè quindi facoltà luogo della didattica, i dipartimenti luogo della ricerca, ad esempio i docenti di filosofia afferivano al dipartimento di filosofia anche se insegnavano magari in facoltà diverse. Oggi le facoltà non ci sono più, quindi questo è stato un grande cambiamento, alcuni l'hanno apprezzato, altri l'hanno criticato, hanno avuto un po' di nostalgia, io sono un sostenitore di questo cambiamento. Perché questo? Perché ha portato la necessità di intrecciare, di tenere in modo molto più forte e di caratterizzarlo quindi in modo significativo la ricerca con la didattica, cioè quindi diventa molto più forte, più evidente la relazione che deve esistere dentro un'università tra la ricerca che quei docenti che afferiscono a quell'ateneo portano avanti anche con la didattica che poi svolgono. Allora questo secondo me introduce, sta già accadendo, lo stiamo già verificando anche noi qui a Verona, accade che gli studenti e le studentesse sceglieranno sempre di più in quale ateneo iscriversi. Questo perché? Non soltanto perché ci sono le classifiche e queste in qualche modo, come dire, vanno bene e poi per noi a Verona anche sono molto favorevoli, ma non credo che siano queste classifiche quelle che effettivamente fanno la differenza, anche se è bene controllarle in modo da sapere che se un ateneo è in una posizione non importante vuol dire che se è nei primi posti come ad esempio quello di Verona vuol dire che funziona abbastanza bene, ma credo che la scelta sia proprio invece nel profilo che è possibile ormai distinguere da un corso di laurea all'altro. Ad esempio, non so, vedrete, io parlo per esempio di filosofia che conosco in modo più dettagliato, c'è molta differenza tra il corso di laurea in filosofia, ad esempio, non so, qui a Verona, che a Padova. Cioè, quindi chi sceglie, sceglierà in base proprio anche al profilo di ciò che interessa alla propria formazione. Cioè, quindi è possibile dirlo, e dove potete vederlo in particolare? Lo potete vedere nelle lauree magistrali, perché le lauree magistrali incominciano ad avere comunque insegnamenti, come facevo l'esempio io nel mio insegnamento che è triennale filosofia morale, invece magistrale etica e psicanalisi, no? Cioè, dire, vedete che sono di nuovo già insegnamenti tratteggiati sulla ricerca specifica del docente, quindi voi potete andare a vedere il profilo che i corsi di laurea prendono, specialmente nella magistrale, paragonarne da altri e capire quale è quello più aderente ai vostri interessi. Questo credo che sia una novità molto importante. L'altra cosa, che quindi è solo per introdurre poi i colleghi rispetto ai corsi,
Il nostro dipartimento è il dipartimento di scienze umane, quindi ovviamente non ci sono più le facoltà, ci sono solo i dipartimenti si sono accorpati, però cioè sono andati a unire non soltanto i dipartimenti di, di una sola disciplina. Ad esempio il nostro è diventato il dipartimento di scienze umane, a cui afferiscono antropologia, filosofia, pedagogia, psicologia e sociologia. A parte antropologia, le altre quattro discipline hanno il loro corso di laurea, anche se appunto poi c'è anche un intreccio degli insegnamenti, cioè nel senso che poi comunque docenti di discipline come filosofia, antropologia o psicologia e pedagogia insegnano anche nei corsi di laurea. Però vuol dire, come vedrete, no, ogni disciplina ha la sua caratterizzazione molto forte ed è legata al nostro dipartimento. Ci sono come riferimento, che poi voi avrete se rimarrete quindi qui nel nostro Ateneo, ci sono i presidenti del corso di laurea, che quindi diventano poi il riferimento che coordina i docenti di quel corso di laurea, e ci sono poi due referenti, uno per il corso triennale e uno per il corso magistrale. Adesso appunto questi cominceranno a entrare in merito nei contenuti. Iniziamo con Ugo Savardi, che è presidente del corso di laurea. Presenti tutti e due i corsi, sia triennale che magistrale. Fai tutto tu, dai. Salve, buonasera a tutti. Ringrazio il professor Panattoni. Sentite? Sì. Che ci ha introdotti un po' a questa macchina complessa del nuovo Dipartimento di Scienze Umane. Io sono Savardi, sono il presidente del corso di laurea interclasse, e adesso vi spiegherò che cos'è, i cui referenti sono la professoressa Pasini per la laurea magistrale e il professor Burro per la laurea triennale. Adesso vi farò un po' il percorso su tutti e due questi percorsi, vediamo se riusciamo perché qui c'è un PowerPoint, ma mi piacerebbe vedere perché non è accesa, non c'è la rete accesa qui, pensavo ci fosse la rete accesa. No, no, pensavo fosse impostato come rete, ma allora vi faccio vedere il percorso per chi avesse voglia poi di fare questo percorso dentro. Come vedete, questi sono i dipartimenti. Dentro i dipartimenti ci sono vediamo un po' dove l'ho messo adesso. Scusate, perché vedo che la rete funziona un po' per conto suo. Comunque, intanto vedete, si chiama già Scienze Umane il Dipartimento, corsi di laurea, entrate nei corsi di laurea, posso così eventualmente serve a tutti, corsi di laurea, vedete qui trovate i corsi di laurea, laurea in filosofia, scienza e formazione di cui vi parlerò adesso, scienza del segno dell'educazione, servizio sociale, lascio agli altri colleghi di parlare dell'altro. Questo è l'ambito del quale adesso vi parlerò, laurea in scienza della formazione nelle organizzazioni. Qui trovate, se volete leggere la declaratoria o quantomeno quella che è la comunicazione del profilo della formazione in questo ambito del corso di laurea, ve lo accenno sistematicamente, un corso di laurea triennale e magistrale che ha come oggetto principale la figura del formatore. Che cosa vuol dire la figura del formatore? Vuol dire colui il quale poi si inserirà negli ambiti organizzativi in senso globale del termine, non solo gli ambiti di lavoro in senso stretto, quindi non è solo l'ambito di lavoro in senso stretto, ma e non è nemmeno quello dedicato in maniera più specifica all'ambito organizzativo del servizio sociale,
di cui poi altri colleghi vi parleranno, ma gli ambiti organizzativi in senso lato. Tecnicamente vi dico di che cosa è fatto il corso di laurea. Il corso di laurea è fatto da un'esperienza che dura ormai da alcuni anni, che ha prodotto degli eccellenti risultati proprio grazie al fatto che colleghi di questo dipartimento, principalmente di ambito pedagogico, non meno quello dei filosofi e quelli di altre discipline, hanno condiviso con gli psicologi per creare una triennale e una magistrale con i cosiddetti classe di laurea. Detta in termini molto semplici, le classi di laurea, e se vi faccio vedere adesso vedrete che cosa vuol dire classi di laurea, vedete, trovate classi di appartenenza, laurea in scienza della formazione nelle organizzazioni, L19 e L24. Queste stabiliscono due classi di laurea, vale a dire alla fine del triennio o alla fine della magistrale ci sarà una laurea o in una classe di laurea che è la 19 o in un'altra classe di laurea che è la 24, oppure per le magistrali una classe di laurea che è la 51 o una classe di laurea che è la 57. Abituatevi anche a questi numeri perché vi permettono di capire poi che cosa sono queste discipline che si intersecano tra di loro. Ora, nella parte triennale, la classe di laurea 19-24 stanno per, come potete leggere, in scienze dell'educazione e della formazione per la 19 e per la 24 classi di laurea in scienze tecniche psicologiche. Ora, la triennale quindi dà origine a due classi diverse questo corso di laurea. Verrà chiesto all'atto dell'iscrizione di scegliere in maniera temporanea a quale classe di laurea vi iscrivete, ma poi al termine del primo anno potrete specificare meglio quale delle due classi. In buona sostanza, ve la riassumo con parole che appartengono più al linguaggio comune. Da una parte la 19 indirizza nell'ambito pedagogico, dall'altra parte la 24 indirizza nell'ambito psicologico. L'ambito pedagogico e l'ambito psicologico sono i due ambiti macro aree che condividono il progetto del formatore. Questo per essere chiari come impianto concettuale. Quindi alla fine ci si laurea nella 19, alla fine del triennale, come pedagogisti, non so se è ancora concesso questo termine, oppure come psicologi, inteso come laureati in psicologia. Così è per la laurea magistrale. Al termine del biennio della laurea magistrale, di nuovo si acquisisce una laurea 51, laurea in magistrale di psicologia, oppure laurea magistrale in scienze pedagogiche. Ora, che non è la laurea magistrale in scienze pedagogiche che c'è di là, ma è un indirizzo pedagogico. Ora, per vi state chiedendo perché questa commistione, io vorrei lasciare spazio alle domande perché credo che sarà difficile capire tutte le sfumature di questo, ma la cosa importante credo che dobbiate capire è questa, che da una parte la laurea in pedagogia vi permette di orientarvi, e qui lascio poi eventualmente la parola quando si parlerà della 19 che è ancora più specifica e della laurea magistrale in scienze pedagogiche, vi permette di orientarvi verso quel settore di formazione, questo è un corso di laurea in scienza della formazione, di formazione più indirizzato alle aree pedagogiche. Dall'altra, la psicologia vi obbligherà a seguire invece, vi obbligherà nel senso legale del termine, per esercitare la professione di psicologo, a fare un esame di Stato, e quindi la laurea in psicologia triennale che prenderete qui vi darà accesso all'albo degli psicologi attraverso, come tutti gli ordini, un esame di Stato, e per la magistrale allo stesso modo vi darà accesso all'ordine degli psicologi attraverso sempre come per tutti gli ordini un esame di Stato. In tutto questo percorso il valore aggiunto triennale magistrale è quello di avere sviluppato, e adesso non voglio fare argomenti sottili, ma quello di avere sviluppato in maniera estremamente produttiva
le competenze che provengono dall'ambito pedagogico applicato all'ambito formativo. Questo è un'applicazione molto importante, non vedo colleghi, ma ci sono colleghi pedagogisti in questo momento che sono dedicati in particolare all'architettura formativa nell'ambito organizzativo, che insegnano al corso di laurea, che hanno un'alta specialità di contenuti e di pratiche nell'ambito formativo, sia aziendale che non, nell'ambito delle organizzazioni ad esempio no profit, che è uno dei settori importanti di crescita e di forza lavoro richiesta da parte di questo corso di laurea, proprio l'ambito formativo. Pensate a tutto la forza lavoro che in questo momento nell'ambito del sociale viene messa in stand by attraverso tutte quelle questioni che sapete, degli esodati e quant'altro, verso i quali l'architettura istituzionale sta applicando sempre di più iniziative di tipo formativo. A livello europeo una delle questioni importantissime è entrare in una logica di formazione permanente. Bene, il contributo dei colleghi pedagogisti in questa direzione è fondamentale, tanto quanto è il contributo degli psicologi che va in questa direzione. Molti dei colleghi di psicologia si interessano specificatamente di sviluppare metodologie e modelli spesso piuttosto sofisticati dal punto di vista statistico, metodologico, che riguardano proprio modellistico, che riguardano proprio ciò che dovrebbe essere applicato nell'ambito sociale, formativo e quant'altro. Quindi la parte formativa di questa triennale e della laurea magistrale sarà indirizzata alla parola chiave formatori, con queste due parole chiave, pedagogia e psicologia, che daranno tutti e due in maniera uguale e paritaria la possibilità di una laurea triennale e o magistrale nell'ambito delle discipline pedagogiche e psicologiche, con due indirizzi, uno applicato all'ambito pedagogico e l'altro applicato a quei percorsi istituzionali che vi richiederanno, per essere poi applicati, un esame di Stato per l'ingresso all'ordine degli psicologi B o per l'ingresso all'ordine degli psicologi A. L'aspetto del tirocinio è un aspetto fondamentale. Avete ore obbligatorie di tirocinio già quindi di inserimento nelle pratiche di lavoro sociale. Questa è una pratica molto importante che nell'ambito delle discipline sociali i colleghi che stanno gestendo, ma poi ve lo racconterà il Presidente del Corso di Laurea in Servizio Sociale, abbiamo fortemente spinto nella direzione dell'intervento formativo attraverso i tirocini, quindi c'è un obbligo nella triennale ad esempio di 225 ore di tirocinio, vuol dire che uno studente durante la triennale deve progettare 225 ore di lavoro non pagato, ma di lavoro nell'ambito del territorio. Ecco, questo è, mi finisco qua perché così diamo spazio un po' a tutti, questo è il quadro istituzionale, non entro in merito degli insegnamenti, ma avete capito, se avete domande le risolviamo per le competenze che ho. Quindi questa è un po' la sintesi per lasciare poi spazio alla giornata un po' a tutti. Se avete domande? Bene, buon lavoro allora, buona serata, lascio spazio. Che TV è quella lì? L'università. Com'è? È l'università. Però mi sta, potevate avvertirmi, non mi sono neanche pettinato oggi. Però fuori male. Allora, io sono il referente in scienze dell'educazione, laurea triennale. Allora cerco di presentarvi in maniera molto molto semplice il corso di studi che abbiamo ormai da molti anni. Ecco, voi pensate che, io mi ricordo negli anni 2000 avevamo anche 1000 studenti, matricole. Poi hanno fatto altre università, Bolzano, Brescia, Milano, eccetera, per cui Bergamo. Ormai abbiamo messo dall'anno scorso, l'altro anno,
dall'altro anno abbiamo messo 450 posti, cioè il numero chiuso. Non abbiate paura, di solito non li raggiungiamo, forse la paura del test ha ridotto le aspiranti, gli aspiranti, quindi sappiate che per entrare c'è da fare il test, come anche per il corso di prima, che ci sono 450 posti almeno per quest'anno e il test sarà fatto il 5 settembre. Quindi questa è una, l'abbiamo saputo stamattina, il 5 settembre, chi intende frequentare il corso di Scienze dell'Educazione deve fare il test, dove si valuterà in genere una preparazione culturale, cioè vuol dire conoscenza di cose essenziali nella vita, chi è il Presidente della Repubblica Italiana, non ve lo dico altrimenti poi lo sapete, e altre domande che verranno fatte anche riguardanti le principali discipline, cioè psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, però a livello molto generico, perché noi sappiamo che chi viene nel nostro corso molte volte non ha una preparazione, non solo non ha fatto scienze umane ma ha fatto altri corsi, stamattina c'era uno che diceva ha fatto geometra, quindi certamente non sa chi è Rousseau un geometra, no? Infatti non lo sapeva, dico forse quando dormi di notte sai chi è Rousseau ma di giorno non lo sai. Va bene, noi formiamo l'educatore professionale, cioè vuol dire una persona che lavora a contatto con altre persone che possono avere dei bisogni o non avere dei bisogni, però ogni uomo ha bisogno di crescere, quindi il bisogno di crescita, di essere, di educarsi, non di essere educato, di educarsi. E infatti noi diciamo lavoriamo nell'agio, cioè vuol dire nell'ambito normale della crescita dei bambini, e nel disagio, cioè vuol dire in coloro che qualche problema hanno, manifestano, e quindi c'è una persona preparata, competente, si spera, che possa dare delle risposte ai bisogni delle persone che incontra. Quindi è l'educatore professionale. Vi do delle notizie molto semplici, la laurea dura 3 anni, e naturalmente potete farla anche in 20, però pagherete le tasse a 20 anni, vedete voi. Sono 180 crediti, 180 crediti vuol dire 60 all'anno, sono delle divisioni che ci hanno dato anni fa e ormai si ragiona per crediti, meglio piuttosto dei debiti, meglio i crediti, vero? Allora sarebbero 60 per anni, 6 per 3, 18. E ogni esame vi dà un certo numero di crediti, può essere un esame, può essere di 6 crediti o può essere un esame di 9 crediti a seconda della lunghezza del corso. E noi vi offriamo delle conoscenze naturalmente e delle competenze in vari ambiti, quindi cerchiamo di fare una maturazione personale, culturale, sociale, naturalmente inerenti sempre alle professioni educative. Quindi la figura dell'educatore, noi alcuni anni fa, oggi quest'anno è il terzo anno, andrà a regime una specie di revisione che abbiamo fatto del corso di studi e noi siamo partiti dall'idea, un educatore cosa deve fare? Deve fare certe cose. Quali competenze deve avere l'educatore per raggiungere queste cose? E abbiamo cercato di organizzare le discipline per portarvi a questa figura. E chi sarebbe l'educatore? Un operatore che lavora, ha delle attività nei riguardi di persone di diverse età, cioè vuol dire dai bambini a quello che sta per morire. Devo dire tutta la vita, perché noi partiamo dall'idea ormai assodata da tutti che la vita è sempre un apprendimento. Lo diceva anche Seneca, anche altri, la vita è tutta una scuola e quindi noi crediamo in questo, non si tratta più che c'è una preparazione della vita, si studia, poi il pianerottolo, poi la decadenza, quindi terza età. Noi oggi parliamo di una vita che cresce continuamente, quindi l'educatore lavora anche con persone anziane, con vecchi, va bene, nelle case di riposo, nei centri, eccetera. Mediante l'attuazione chiaramente di progetti pedagogici che si cerca di promuovere l'integrazione, la realizzazione personale di ognuno e la partecipazione sociale. Quindi nell'agio abbiamo detto nel disagio. Le aree problematiche del disagio abbiamo detto della marginalità, della devianza, della disabilità, delle culture altre, cioè vuol dire dell'immigrazione, degli anziani e dei vecchi. Quindi può lavorare anche nei servizi per minore, avete conoscete senz'altro le case famiglia, centri per minori, eccetera. E lavora poi anche nei nidi. Ecco, chi si laurea da noi può lavorare nei nidi. Ecco, apro una parentesi, state attenti, che ad esempio la regione Alto Adige chiede per chi vuole lavorare nei nidi che abbia fatto almeno il tirocinio negli asili nido.
Quindi, mentre prima non lo chiedevano, questa è una legge che è uscita quest'anno o l'anno scorso, per cui se qualcuno intende lavorare negli asili nido, si iscrive da noi, deve fare il tirocinio serio. Ma andando avanti vedrete che sarà un po' sempre così, cioè chi vuole lavorare in un settore deve avere una specialità di quel settore. Quindi anche noi stiamo organizzandoci in modo che sappiate che se volete lavorare con gli anziani dovete fare un tirocinio presso gli anziani, altrimenti presso i bambini. Si può accedere dopo la nostra laurea, naturalmente i master di primo livello e al corso di laurea magistrale che noi indichiamo le nostre scienze pedagogiche, quindi sono 3 anni laureato in scienze dell'educazione e poi si può diventare dottore in scienze pedagogiche con altri 2 anni che conseguono. Naturalmente non tutti vanno avanti e non è neanche auspicabile che tutti facciano i 5 anni, io penso, chi lo desidera, però sappiate che il nostro corso di scienze pedagogiche ha avuto un certo numero, oggi è molto aumentato e c'è l'idea di mettere, non dico il numero chiuso, ma di mettere almeno che si aggiunga una certa votazione alla laurea per poter accedervi. Quindi magari chi si iscrive, non accontentatevi del 18 per far presto, ma cercate di fare bene il corso. E le discipline che noi vi offriamo riguardano alcuni saperi educativi, naturalmente sono soprattutto la pedagogia, la psicologia, la sociologia, la filosofia, non si offendono altri colleghi se non nomino le loro, va bene. Abbiamo alcuni saperi che noi abbiamo scelto di natura metodologica operativa, cioè che vi aiutino a fare progetti educativi, valutazioni, programmi, eccetera. E abbiamo altre invece discipline che cercano di formare una cultura di base, perché in tutti i lavori, soprattutto anche in quelli di relazione, bisogna essere delle persone con una certa capacità, con una certa personalità, con una certa competenza. E per spiegarvi il sistema dei CFU, che questo vale per tutti, quindi un CFU per noi CFU vale 6 ore di lezione, cioè ogni 6 ore di lezione valgono un CFU, un credito. Noi abbiamo dei laboratori, perché noi non facciamo solo lezioni frontali, ma abbiamo dei laboratori, ogni 12 ore è un CFU, cioè un credito. Poi tirocini, ogni 25 ore di tirocinio, abbiamo l'obbligo del tirocinio presso gli enti del territorio più svariati, che hanno delle convenzioni, ecco, ogni 25 ore di tirocinio vale un credito, ecco, il tirocinio di solito è 300 ore. Poi c'è la prova finale della tesi che in tutti i corsi la fate, da noi vale 6 crediti, quindi vuol dire si aggiungono 6 crediti. Inoltre vedrete che nella programmazione voi avrete anche dei crediti liberi, cioè vuol dire che sono liberi, come dice il termine, potete farlo con qualunque disciplina che venga elargita nel nostro Ateneo, anche andare a medicina, quindi potete scegliere, oppure li potete riempire con dei convegni dove c'è scritto si danno un credito, si danno 2 crediti, eccetera, quindi che vengono organizzate alla volta anche dall'università. Il corso comprende infine anche un esame di lingua, che non dà un voto ma ti dà il titolo per poter andare avanti, e anche le abilità informatiche vengono valutate. E qui apro una parentesi per la lingua, normalmente è l'inglese. Noi invitiamo che si iscriva a cominciare subito a fare l'esame di inglese, perché molti, o pochi, dipende dai punti di vista, si trovano a farlo per quasi ultimo e fanno difficoltà a superarlo perché non è così semplice e rimandano magari la tesi di laurea. Va bene, per poter accedere quindi c'è un test il 5 settembre, poi c'è anche, questo test comprende anche i saperi minimi, è una cosa che ci chiede il Ministero, cioè bisognerebbe che noi valutassimo le conoscenze di base che ognuno di voi ha per poter accedere. Non so, uno è geometra, viene da noi, fa un po' più fatica a comprendere i primi mesi il significato dei termini di queste discipline diverse. Quindi c'è una prova che si chiama saperi minimi che vanno superati. Di solito lo elargiamo insieme al test, quindi chi nel test arriva a un certo livello di risposte ha superato anche i cosiddetti saperi minimi, altrimenti li deve ripetere quelli più avanti a gennaio, a maggio, eccetera. Ecco, l'iscrizione può essere fatta, sono notizie che valgono per tutti i corsi, anche a tempo parziale, è una cosa magari che non tutti capiscono che è importante, cioè voi ogni anno pagate le tasse. Se ci mettete 6 anni invece di 3, pagate il doppio tasse. A meno che non dite io lavoro, quindi non riesco a farlo in 3 anni, ci metto 5 anni, ci metto 6 anni. Allora posso optare per il tempo parziale, vuol dire che avete l'obbligo di fare mezzi esami, come numero durante un anno, pagate metà tasse. Quindi, però,
c'è un inghippo che bisogna iscriversi, scegliere molto per tempo, mi pare in settembre, vero? E quindi voi fate fatica a sapere in settembre se va meglio, però al limite del secondo anno potete capire che vale la pena, se uno lavora a poco tempo di studiare, di dire mi iscrivo a tempo parziale, risparmio un po' di soldi. Ecco, vi do anche altre notizie, valgono per tutti. Gli esami, i nostri corsi, tutti, abbiamo tre periodi all'anno in cui si danno gli esami. Ogni periodo ci sono due sessioni, quindi avete sei volte, ogni disciplina all'anno vi dà la possibilità di fare l'esame. Questo vale per tutte le discipline. Va bene, quest'anno abbiamo detto noi siamo a regime, cioè abbiamo fatto una revisione del corso di studi tre anni fa e abbiamo messo un anno in comune, per non vuol dire il municipio da Tosi, in comune vuol dire uguale per tutti, va bene. Allora un anno in comune dove ci sono alcune discipline di base, quindi noi vi offriamo delle discipline di base per tutti, poi il secondo anno, però voi la sente la dovete fare al momento dell'iscrizione, potete scegliere o fare il percorso o indirizzo servizi educativi per l'infanzia o servizi educativi di comunità. Cioè vuol dire il primo vi permette di lavorare negli asili nido, in enti che lavorano con l'infanzia, la preadolescenza, l'adolescenza, il secondo invece dove ci sono delle comunità di anziani, di immigrati, di adulti, eccetera. E naturalmente il passaggio da uno all'altro si può sempre fare. E per adesso nel titolo finale non vi mettono l'indirizzo che avete fatto, quindi è una scelta che fate voi, vi serve per prepararvi meglio in un settore e in un altro, però non viene scritto affatto il settore infanzia eccetera, però ve l'ho detto, in certi enti vi richiedono vai nell'asilo, hai fatto esami di pedagogia dell'infanzia eccetera, quindi se uno ha l'idea di lavorare presso i centri infantili o per la comunità ha la scelta per potersi preparare meglio, però non sono bloccate, nel senso che potete passare da uno all'altro, potete anche poi infine non è scritto, quindi in teoria potete avere gli stessi lavori. Noi stiamo lavorando almeno mentalmente per adesso, cioè stiamo pensando di lavorare parecchio sul tirocinio per renderlo migliore, perché noi sappiamo che il tirocinio è molto molto importante, perché vi mettete in gioco, conoscete un luogo di lavoro, vedete le vostre difficoltà, cambiate idea di lavoro. Ecco, qualche volta si trova anche il lavoro facendo il tirocinio. E poi vorremmo rendere ancora di più corrispondente alla figura dell'educatore professionale il percorso di studio. Quindi, siccome il prossimo anno sono i tre anni della revisione, abbiamo ancora idea di migliorare, secondo la nostra intenzione, qualitativamente questo corso di studio, rendendolo ancora diciamo, più diretto, più efficiente verso la formazione dell'educatore professionale. Io mi fermo, se avete qualcosa da chiedere, dopo, quando volete. L'applauso non è obbligatorio. Scienze pedagogiche, chi parla? Mi senti, c'è? Cioè? Sei nascosta sotto il tavolo, no? Va bene, parli tu, parla dopo. Facciamola così, va a cioè adesso sentiamo il professor Daniele Loro, che è presidente del corso di laurea sia di scienze dell'educazione. Io sono il referente, lui è il presidente, più importante di me. Lui presiede anche scienze dell'educazione. Siamo in tre praticamente, io sono referente, ce n'è un altro e lui è il presidente. Siete solo una comunicazione rispetto, scusate, la comunicazione rispetto alla laurea magistrale in scienza, alla laurea in scienza della formazione, nelle organizzazioni di cui vi ho parlato prima. Anche per questi c'è una selezione di ingresso, vuol dire c'è un numero chiuso tecnicamente, quindi per la laurea in psicologia e per la 19-24. Allora c'è un numero chiuso, il 5 settembre, sempre alle ore 10, c'è il test di ingresso, un'ora prima a presentarsi per le comunicazioni. Questa è la comunicazione. Sono 220 euro. Buongiorno, sono stato chiamato, catapultato a questo compito e spero di poter essere all'altezza della situazione. Laurea magistrale in scienze pedagogiche,
è la continuazione di quanto ha detto prima il collega Jekyll per quanto riguarda la laurea triennale in scienze dell'educazione. Lo scopo di questa laurea è di completare il percorso formativo triennale, ponendo le premesse e mettendole in atto per la formazione del pedagogista. Allora, qui ci vorrebbe una distinzione tra l'essere educatore ed essere pedagogista. Mentre il primo lavora direttamente sul campo, nei vari ambiti, nido, giovani, gruppi, comunità, eccetera, il pedagogista è il professionista che, avendo l'esperienza pratica, ma si specializza anche in compiti che sono più complessi, di progettazione dei percorsi educativi o di gestione degli stessi servizi educativi. Da qui allora il fatto che la nostra laurea magistrale in scienze pedagogiche ha due orientamenti, non sono due curriculi specifici come nella laurea triennale, ma nella nostra mente, e con la speranza in un futuro prossimo di essere capaci di darne ancora maggiore determinazione, nella nostra mente è chiara la possibilità di due percorsi diversi: o si gestiscono i servizi educativi, che sono nidi, comunità, eccetera, e anche se si hanno i titoli si può svolgere questo stesso compito anche nell'ambito della scuola primaria, se si hanno anche altri titoli. Ecco, il gestire i servizi educativi in modo da mettere altri nelle condizioni di svolgere al meglio il lavoro educativo all'interno di questi, oppure quello di diventare consulenti, specialisti in qualche ambito del lavoro educativo, con minori, disabili, bambini, anziani, eccetera. Quindi due compiti diversi che chiedono però una analoga competenza pedagogica, chiaro, con due gestioni diverse. Quindi abbiamo corsi di laurea, abbiamo all'interno del corso di laurea degli insegnamenti specifici in un ambito oppure nell'altro, per esempio gestione risorse umane da un lato, oppure gestione servizi educativi, oppure dall'altro lato la psicobiologia, oppure la pedagogia dell'inclusione. Il fatto di balbettare, come appunto sentite, non mi ha messo nelle condizioni di non poter percorrere il mio cammino professionale, di svolgere un lavoro in cui si deve comunicare e parlare. Segno che la disabilità o le differenze non sono sempre tali da negare la possibilità di attuare la propria professione. Quindi, ecco, dicevo questo, abbiamo questa visione generale, i due sbocchi nell'ambito del lavoro di gestione servizi oppure di essere esperti in altri particolari servizi. Ora, per essere in grado di svolgere l'uno e l'altro compito, la laurea magistrale si propone di potenziare a livello professionale la figura del pedagogista, appunto sviluppando delle competenze particolari legate all'organizzazione, legate alla gestione o al coordinamento di questi stessi servizi o alla specializzazione tecnica specifica per l'uno oppure per l'altro ambito disciplinare. Accanto a queste competenze operative ci sono quelle metodologiche su come fare per svolgere questi stessi servizi e metacognitive perché quando si è ad un livello di questa natura non basta saper fare le cose, occorre sapere bene perché le si fa e occorre avere coscienza di sé che si fa un certo lavoro. Quindi l'impianto metodologico della laurea magistrale ha questo taglio. Nel primo anno, in genere, normalmente abbiamo messo le discipline di carattere metodologico, più centrate sul come fare per svolgere il lavoro educativo. Nel secondo anno, discipline più di carattere riflessivo, appunto, sulla cura di sé, sulla consapevolezza della mente e degli affetti, sui sistemi simbolici, sulla ricerca storica, sulla psicologia dell'arte, la cultura. Ecco, quegli aspetti professionali e culturali insieme che vengono ad arricchire e a completare la professionalità.
Se poi pensate invece, ecco, se pensiamo i 5 anni della laurea triennale e della laurea magistrale, possiamo vedere il legame profondo, come ha detto il collega Giacchele prima, il primo anno della laurea triennale ha i saperi di base, pedagogici, filosofici, psicologici, sociologici, che poi diventano nel secondo o terzo anno sempre più professionalizzanti, legati ai due curriculi, e metodologici al terzo anno in gran parte. Il primo anno della laurea magistrale parte dagli insegnamenti metodologici, prevalentemente tali, e si conclude con quelli più riflessivi. In questo modo si aiuta o si stimola a fare sintesi tra la dimensione pratica e la dimensione teorica, tra quella teorica e quella pratica. È questa circolarità che vale per ogni sapere, ma vale in maniera quasi privilegiata per il sapere educativo e pedagogico, perché sia l'educatore che il pedagogista non sono teorici della stessa educazione, sono persone che devono poi fare e sapere come fare e sapere che stanno facendo quel lavoro. Quindi l'aspetto della capacità pratica connessa alla dimensione teorica diventa per noi fondamentale. Anche in questo caso, come per la laurea triennale, c'è la contemporanea presenza delle quattro aree disciplinari fondamentali: l'area pedagogica, filosofica, psicologica e sociologica, con l'aggiunta nelle due corsi di laurea dell'area antropologica. Questo perché noi abbiamo un bisogno vitale della presenza delle altre discipline, anche se abbiamo ben chiaro che i profili sono pedagogici, quindi il compito che i pedagogisti hanno delle discipline pedagogiche è di tentare di fare sintesi dei contributi conoscitivi che vengono da tutte le altre per finalizzarli poi all'azione concreta. In questo senso il nostro corso di laurea è il più vario, è il più anarchico, è il più differenziato, però è anche quello che sta cercando di definire in maniera più precisa possibile la propria identità, il proprio profilo, perché di questo abbiamo assoluto bisogno per chiarire sempre meglio il nostro lavoro, che è tanto interessante quanto difficile da assimilare, e chiede molto tempo, molta motivazione, molto sacrificio, perché non è facile muoversi contemporaneamente su aree disciplinari diverse vedendole come convergenti nella stessa finalità. Occorre sapersi muovere su registri, su paradigmi di pensiero diverso, e pensare che tutti questi servono per completare il proprio percorso. E anche, ecco, per dire, anche qui abbiamo poi altre discipline particolari. Abbiamo anche in questo caso, come per la laurea triennale, la struttura è corsi, insegnamenti, laboratori e il tirocinio. Con la stessa circolarità, i momenti teorici, i momenti di sperimentazione in aula con il docente, con alcuni corsi che hanno attivato dei laboratori, e poi il tirocinio, che nella laurea magistrale è di 200 ore, quindi è un numero minore di ore, anche perché è solo biennale, non è quindi un corso triennale, ma la struttura è sempre la stessa, quella che ci permette di fare sintesi poi all'interno della nostra vita personale e professionale di ciò che si sa e di ciò che si sa fare o che si vorrebbe fare nel modo migliore possibile. Questo è quanto, spero di essere stato chiaro a sufficienza. Grazie. E vi parlerò del corso di laurea in filosofia. E come avrete notato, ho parlato al singolare, perché il corso di laurea in filosofia è formalmente diviso, come tutti gli altri, in triennale e magistrale, ma in realtà, se non pensate, cioè se volete iscrivervi al corso di laurea in filosofia e non pensate di portare avanti almeno lo studio almeno fino alla laurea magistrale, ha poco senso.
Ora, voi avete sentito parlare i miei colleghi di figure professionali. Se io, come referente del corso di laurea magistrale, ma vi parlo di tutte e due, triennale e magistrale, perché il mio collega Tommaso Tupini purtroppo ha lezione, i miei colleghi vi hanno parlato di figure professionali. Se io vi dicessi che il corso di laurea in filosofia forma una figura professionale, vi mentirei. Quindi non è questo che un corso di laurea in filosofia possa fornire, anche perché la filosofia non è una singola materia, non è una singola scienza, ma come dovreste sapere dal liceo è la culla di tutte le scienze, di tutte le attività, senza hubris, ovviamente. Ma questo ve lo dico perché le domande che la filosofia pone, e durante il corso di laurea, se vi iscrivete lo capirete bene, le domande sono proprio quelle fondamentali che si chiedono: come è possibile fare scienza? Com'è possibile fare esperienza sia a livello della ragione, dell'intelletto, sia a livello dei sentimenti, delle passioni, ma anche a livello della sensibilità? Com'è possibile, sulla base di queste scienze, sulla base di queste teorie, poi creare delle applicazioni di queste teorie e formare alla fine una figura appunto professionale? La filosofia è, come la matematica o la fisica teoretica, un insegnamento teoretico e non direttamente pratico. La filosofia dunque si muove, una cosa per esempio noi non abbiamo, è il tirocinio, perché non abbiamo una parte pratica applicativa, però ovviamente noi conosciamo anche gli stage. Uno studente in filosofia può benissimo affiancare o intercalare lo studio con uno stage, per esempio, faccio solo questo esempio, presso un editore e imparare come lavorare all'interno di una casa editrice, oppure può fare uno stage presso un ente che organizza manifestazioni culturali, siano esse di musica, di teatro, di altro genere, di conferenze e via dicendo, e imparare sul campo praticamente come lavorare. Questo perché, ve lo dico, perché il corso di laurea in filosofia, vi ho detto prima, non crea una figura professionale, quindi in realtà non vi dà, come direbbe il protocollo di Bologna, delle competenze specifiche che vi indirizzano verso quella fetta o quel settore di mercato del lavoro piuttosto che verso un altro. La filosofia si è sempre contraddistinta per il fatto di educare a nulla, ma ugualmente a tutto. Perché questo? Perché la filosofia cerca appunto di indagare i fondamenti delle singole applicazioni. Quindi si svolge all'interno di concetti come sapere, come ricerca, esperienza, riflessione e via dicendo. Le sue domande che si pone sono sempre domande molto ampie, alle quali poi cerca di dare risposte non solo ampie ma anche particolari. Le domande sono queste: che cos'è cultura, che cos'è la politica, che cosa significa pensare, che cos'è un'etica pubblica, discorso oggi molto sentito, molto importante, che cosa sono lo spazio, che cos'è lo tempo, che cos'è il tempo e via dicendo. Si chiede come è accaduto che nell'animale uomo sia nato quella cosa che noi chiamiamo il pensiero, ovvero come sia diventato capace l'umanità rispetto ad altri animali a estrarre e dunque ad astrarre da singoli elementi in modo tale da poter creare dei concetti, concetto come per esempio umanità. Tutto questo vi ho voluto parlare almeno in qualche modo per cenni dei contenuti del corso di laurea in filosofia, perché le forme sono praticamente le stesse che avete sentito esporre dai miei colleghi poc'anzi, tranne per il tirocinio,
Vi ripeto che anche per noi esiste l'esame dei saperi minimi che si svolge sempre il 5 di settembre insieme a tutti gli altri corsi di laurea che afferiscono a questo dipartimento. Non abbiate paura dei saperi minimi, è una domanda che spesso viene fatta in questa occasione. Saperi minimi, non vi si chiede quali sono i libri più importanti che ha scritto Kant, ma vi si chiedono più che altro dei saperi generici che dovreste aver imparato a scuola. Poi vi ripeto, la laurea triennale ha un solo naturale sbocco, e questo sbocco è la laurea magistrale, però attenti, la laurea magistrale non deve necessariamente essere in filosofia. Tenete conto anche di questa eventuale possibilità. Si può fare una triennale in filosofia e poi cambiare verso un altro tipo di studi. Naturalmente si può fare anche il contrario, vi verranno riconosciuti alcuni esami, di solito sono molti, e potete inserirvi nella magistrale dell'altro tipo. Dopo la laurea magistrale, però, la filosofia conosce ulteriori vie di sviluppo. Vi faccio solo qualche cenno. Noi abbiamo per esempio un master molto incentrato sulla filosofia, in questo senso sì come applicazione, ovvero come metodo di cura, come metodo di cambiamento della coscienza. Per questo abbiamo addirittura un master. Abbiamo dei centri di ricerca che fortunatamente in questi ultimi anni sono cresciuti molto, ve ne nomino quelli pertinenti alla filosofia: Tiresia, che si occupa soprattutto dei rapporti tra filosofia e psicanalisi, quindi molto attuale, Asclepios, ultimamente nata, che si occupa di tematiche medicinale, di medicina, di tematiche della cura, ecco per questo il nome Asclepios. Abbiamo poi il centro di ricerca Politesse, che si occupa di filosofia politica e soprattutto di studi sulla sessualità, e credo sia l'ultimo che è stato fondato, Gnoseologia e Metafisica, che invece si occupa di tematiche tradizionali della riflessione filosofica moderna, e ultimo quello che io stesso ho fondato insieme ai colleghi, uno è qui, il collega Panattoni, Orfeo, suono, immagine, scrittura, dove ci occupiamo di filosofia della musica, filosofia dell'immagine o dell'arte, e scrittura sta per una determinata filosofia che viene trattata in questo centro di ricerca. Degli stage vi ho già parlati, gli stage anche in filosofia, questo dalle indicazioni Istat, includono gli enti che si occupano di risorse umane o di gestione delle risorse umane. Queste sono tutte indicazioni, sono tutte informazioni che trovate sul sito, quindi non vi annoio qui con questo. E ultima cosa che prima di finire vi volevo dire è l'Erasmus. Tenete conto e soprattutto a cuore la possibilità di poter spendere un semestre o due semestri all'estero, che per lo studio in generale, qui non è soltanto la filosofia, è molto importante. L'ultimo grande gradino che nella formazione filosofica è previsto da noi nel nostro istituto, nel nostro dipartimento, è il dottorato di ricerca. Se vogliamo, di questo non vi parlo perché è molto lontano, se però vogliamo parlare di una possibile, di un possibile sbocco propriamente professionale, ovviamente il dottorato di ricerca può essere uno di quei gradini, anzi è uno di quei gradini senza i quali non c'è questa possibilità, ovvero entrare a
fare, entrare in accademia, entrare in università, partecipare alla ricerca e alla didattica universitaria. Per questo però si prevede, come in tutte le altre materie, il dottorato di ricerca. Altro sbocco professionale molto tradizionale, lo sapete tutti, è l'insegnamento liceale, dove però tenete sempre conto la classe di concorso che vi riguarda, la 037 se non erro, 036-37, è appaiata con l'insegnamento di storia, quindi se volete andare in quella direzione o almeno assicurarvi questa possibilità, tenete conto del fatto che dovete sostenere un determinato numero di crediti in insegnamenti storiografici. Questo per quanto riguarda le due tradizionali figure, tra virgolette, professionali che il corso di laurea in filosofia può formare. L'iter studiorum è sostanzialmente scandito da corsi che nella grande maggioranza sono tenuti in maniera frontale, il che non esclude, ma questo dipende dal docente, anche l'interazione, la discussione in aula. Per fortuna qui non siamo un'università di massa dove ciò è impossibile. Io provengo da Milano dove avevo 300 studenti ogni anno, quindi non era possibile, qui lo possiamo fare. Questi corsi sono di 6 o di 12 crediti, sempre secondo il calcolo che è stato esposto dai miei colleghi. Stiamo però cercando, soprattutto nella magistrale, ma anche con un occhio verso la triennale, di affiancare questi insegnamenti con dei laboratori, tradizionalmente parlando dei seminari, dove sono più gli studenti a lavorare, a tenere delle relazioni, a gestire la didattica e la discussione. Questo è un discorso che abbiamo intavolato da poco, però qualche laboratorio è già stato istituito, nel futuro saranno di più. Vi ripeto, soprattutto per i filosofi, per mia esperienza, tenete conto della possibilità di iscrizione part-time, che è stato detto prima dal collega Gecchele, se avete un lavoro e naturalmente potete dimostrare con i documenti, è sempre meglio iscriversi part-time, anche perché, ripeto, avete più tempo, il doppio, e pagate la metà delle tasse. Ecco, io mi fermo qui, poi per le domande ovviamente sono qui. Buonasera a tutti, sono Alberto Agosti, coordino la sezione di Verona del corso di laurea in scienza della formazione primaria, il che vuol dire scuola dell'infanzia e scuola primaria. Giusto per delineare subito il contenitore, diciamo così, lo sbocco di questo corso di laurea. Comincio anch'io con una cosa un pochino leggera, ma forse anche un po' simpatica. In seconda elementare io mi sono innamorato della mia maestra e le ho detto un giorno: quando sarò grande io voglio fare quello che fa lei, voglio diventare maestro. Bene, non ci crederete, ma è stato così, perché io da quel momento lì, dalla seconda elementare, quindi quando avevo 8 anni, ho veramente deciso una cosa che poi ho portato avanti e ho realizzato. Sono entrato come maestro della scuola elementare, ci ho insegnato per 14 anni, poi la vita mi ha portato in un altro contesto, quello universitario, dove sono transitato attraverso scienze dell'educazione, scienze della formazione delle organizzazioni, e poi sono tornato, guarda caso, a coordinare il corso per maestri, per futuri maestri, per future maestre. Sono tornato in qualche modo a casa. In un ambiente affascinante, quello dell'insegnamento, molto impegnativo ma molto affascinante. Perché vi ho raccontato questa cosa che mi è successa, che in seconda in qualche modo ho avuto l'intuizione e ho praticamente scelto quello che poi io ho fatto, no? Perché credo che, spero che siate venuti qua sì per sentire quello che l'università vi offre, ma anche con delle intenzioni già in qualche modo che vi siate un pochino, come dire, che abbiate messo già a fuoco prima di arrivare qui come contenitori vuoti. Cosa vuol dire? Che se siete, diciamo, predisposti al lavoro con i bambini,
al lavoro per insegnare ai bambini, forse veramente la scuola è quello che potrebbe, cioè forse fa per voi, no? Questo comporta però un lavoro di preparazione, come dire, quanto mai impegnativo. Il corso di laurea per maestri è un corso tanto interateneo Padova-Verona, perché la sede centrale è a Padova. Noi siamo una sezione staccata, però facciamo esattamente quello che fanno a Padova, esattamente, gli esami sono quelli, gli insegnamenti sono quelli, le fatiche, sottolineo un po', ma anche le gioie, sono quelle, cerchiamo proprio di muoverci in maniera parallela, va bene? Diciamo padre un po' la casa madre, noi siamo, speriamo di essere dei buoni figli della casa madre. È un corso di laurea che dura 5 anni, quindi non sono più 3 anni più 2, ma 5 anni, il ciclo unico. Ed è una laurea magistrale. Il suo nome è laurea magistrale 85 bis, proprio scienze della formazione primaria, molto specifica, rivolta verso la scuola dell'infanzia, ripeto, e primaria. Questo corso di laurea, una cosa interessante, è abilitante, cioè quando uno esce può decidere se va alla scuola statale, fa i suoi concorsi e va, oppure va alla scuola privata, forse non ha neanche bisogno del concorso. Questa è una cosa da tenere presente, proprio per il fatto che è abilitante, il corso di laurea tenta così di fornire, di preparare o di fortificare in chi frequenta questo corso di laurea alcune competenze che servono all'insegnante. Quali sono queste competenze? Anche qui c'è un intreccio complicato, nel suo tempo suggestivo, interessante, perché io penso, cioè un maestro, una maestra devono conoscere le discipline. Quindi cosa vuol dire? Storia, geografia, scienze naturali, matematica, chimica, e quant'altro serve quando io vado a scuola e devo insegnare ai bambini queste cose, giusto? Si insegna la matematica, si insegna l'italiano, si insegna la storia, la geografia, quindi bisogna sapere queste materie, queste discipline. Quindi nel corso di laurea ci sono, diciamo, tutti questi corsi che si occupano delle discipline, ma anche di come si insegnano queste discipline, perché non basta che io sappia la storia per poi saperla insegnare. C'è un qualcosa che mi viene chiesto in più, perché se io so la storia, non è detto che poi automaticamente sappia insegnare la storia dei bambini, per esempio di 2 anni, della seconda, della terza elementare. Cioè mi ci vuole, diciamo così, una competenza in più, che è la competenza didattica. Cioè conosco la storia, ma so anche come si insegna la storia a dei bambini. E così via per tutte le materie. Per cui competenze, allora, disciplinari abbiamo detto, didattiche, poi psicopedagogiche. Sicuramente la psicologia mi aiuta a capire come ci si deve rapportare ai bambini, no? Come la pedagogia anche mi assicura, diciamo così, un'attenzione allo sfondo educativo della scuola, perché a scuola non istruisco solo, non insegno solo la storia, la geografia, certamente costruisco nei bambini i saperi di base, le capacità di base, ma anche nel contempo attraverso questo mio lavoro li educo in qualche modo, o ahimè talvolta li diseduco, perché bisogna stare molto attenti, no? Delle volte facciamo delle cose con i bambini che sono magari addirittura diseducative, speriamo di no, ma talvolta succede e non ce ne rendiamo conto. Quindi attraverso le discipline, attraverso il lavoro didattico, attraverso il lavoro di istruzione, quindi la scuola ha una finalità istruttiva, però anche inevitabilmente in qualche modo sono chiamato a interrogarmi, a stare attento alla dimensione educativa. Non a caso nelle indicazioni che voi potete facilmente trovare in rete, le indicazioni nazionali, no? Per la scuola, voi trovate che le finalità generali sono formare il cittadino di domani, il cittadino responsabile. Cosa vuol dire questo? È chiaro che c'è dietro un forte richiamo alla dimensione educativa. Formare il cittadino responsabile vuol dire formare anche una persona, si spera, dotata di una moralità, diciamo così, sicura, eccetera, eccetera. Quindi questo versante, istruzione, abbiamo detto, educazione, ma poi bisogna sapersi rapportare con i bambini, ma solo con i bambini, eh no? Perché dietro i bambini ci sono i genitori, ci sono gli altri colleghi,
c'è il dirigente scolastico, io devo sapermi relazionare, quindi devo essere un esperto di relazioni. Quindi il maestro, la maestra sono anche chiamate ad avere competenze relazionali. In questo corso di laurea cerca di coltivare anche questo aspetto delle competenze del maestro, no? Quindi, come avete capito, il curriculum e tutti gli insegnamenti che concorrono a formare queste competenze è un qualcosa di molto articolato, molto affascinante e molto faticoso. Però non è detto che la fatica poi non dia soddisfazione, anzi proprio la fatica delle volte ti dà la soddisfazione e ti fa anche dire alla fine del corso sì, ho fatto fatica però ne valeva la pena. Io lo sento spesso dire dagli studenti di primaria, sono stati 5 anni, non dico di calvario perché sarebbe esagerato, ma di un apprendistato molto duro, molto rigoroso, però alla fine sono contento perché questo corso mi ha dato molto. E io sono contento quando sento queste cose. Perché dà molto questo corso? Perché accanto agli insegnamenti di natura teorica, che poi teorici al 100% non sono mai, sono affiancati i laboratori, per cui uno si fa un corso, poi fa un laboratorio, dove c'è, diciamo così, un tentativo di trasporre la teoria verso la pratica dell'insegnare. Va bene? I laboratori. E poi c'è il tirocinio. 600 ore di tirocinio, quindi molte, naturalmente distribuite su 5 anni, dove nel primo anno si impara a conoscere che cos'è una scuola, come funziona, addirittura nel primo anno non si va nelle scuole, si comincia ad andare nelle scuole a partire dal secondo anno i ragazzi vanno a scuola, cominciano a guardare cos'è una scuola, come funziona, come è organizzata, cominciano a leggere il programma, il piano dell'offerta formativa e quant'altro, poi guardano come funzionano anche gli organi collegiali, eccetera. Un po' alla volta poi, progressivamente, gli studenti elaborano un progetto, un'azione didattica che loro poi provano nella classe, sotto la guida di figure molto interessanti che sono i supervisori, che sono dei docenti, quindi dei maestri, o dei dirigenti che lavorano al fianco dei docenti universitari e che assicurano proprio quella congiunzione tra la teoria, diciamo così, e la pratica della scuola. Sono persone della scuola e supervisori che seguono i ragazzi e gli studenti molto da vicino per quanto riguarda soprattutto il tirocinio. Mi stanno proprio col fiato sul collo, ma nel senso più bello della parola, nel senso che i ragazzi a scienze della formazione primaria sono molto seguiti, cioè c'è proprio l'idea quasi di una classe che vengono portati avanti, forse anche troppo qualcuno dice, però di fatto si sta dentro una sorta di gabbia, che però spero non sia del tutto tale, di un contenitore, diciamo così, che ti orienta molto, ti guida molto. Questo ovviamente vuol dire fatica, perché? Perché i laboratori sono obbligatori. Devi frequentarli, c'è un minimo che se ti ammali è chiaro, se ti capita qualcosa è chiaro, un minimo te lo perdono di assenza, ma non più di tanto. Il tirocinio obbligatorio, devi fartelo, devi andare a scuola, non puoi fare a meno di farlo, non puoi evitarlo. Mentre per gli insegnamenti è concesso di anche non frequentare, studio sui libri, mi faccio gli esami, quella è la parte, diciamo così, dove si può svicolare un po' di più. Anche se io quest'anno, ragazzi, al primo anno, su 100 persone avevo 75 frequentanti, tutti i giorni delle mie lezioni, 75, una percentuale altissima, no? È stata un'annata bellissima, ho lavorato molto bene, molto interesse, molto entusiasmo, alla fine ci sono stati anche dei buoni risultati. Quindi la frequenza, diciamo, è caldeggiata. Cosa vuol dire questo? Non voglio spaventarvi. Ma chi intraprende questo percorso sa che fa un investimento forse interessante alla fine, ma faticoso, lo ripeto per l'ennesima volta, con dei vincoli. Bisogna stare molto attenti perché, per esempio, gli studenti lavoratori non è impossibile, perché non è impossibile, ma è arduo, perché poi quando ci sono i momenti del tirocinio, dei laboratori che sono obbligatori, non si possono stare, se no non vai avanti, e dopo allora i permessi dal lavoro e queste cose qua non sempre sono semplici. Non è impossibile per gli studenti lavoratori, ma è un pochino impegnativo, per lo studente lavoratore ancora di più.
perché anche in una logica di rigorosità non si fanno troppi sconti ai lavoratori, cioè certo si cerca di venire loro incontro, ci sono dei laboratori organizzati a sabato, si cerca di stare attenti anche alle esigenze dei lavoratori, ma fino a un certo punto, perché il corso ha una sua rigorosità e questo è il patto, o ci stai o non ci stai. Se tu lo conosci bene, vedi come è organizzato, sai a cosa vai incontro, ma sai anche che alla fine però hai fatto un percorso che forse alla fine paga, nel senso ti dà, diciamo così, una serie di competenze, perlomeno ti avvia ad avere delle competenze che poi tu perfezionerai quando entrerai veramente a fare il maestro, a fare la maestra. Il corso è a numero programmato, io direi, più che chiuso, programmato. Perché programmato? Perché il Ministero decide ogni anno di assegnare un certo numero di posti a tutte le sedi che hanno questo corso di laurea. Nel Veneto è una sola, Padova, ma siamo riusciti a ottenere alcuni anni fa di avere questa possibilità di avere 100 posti anche a Verona. Quindi abbiamo un corso che ha il suo centro a Padova ed c'è solo quello nel Veneto, però ha un polo e anche da noi. 200 studenti a Padova finora, il Ministero ci ha concesso, e 100 a Verona. Cosa vuol dire questo? Che il numero programmato finora ha consentito a chi esce da Scienza della Formazione di trovare lavoro immediatamente. Cioè veramente è uno dei corsi dove l'occupabilità è assicurata al massimo. Per adesso è così il trend, per adesso, con tutti i pensionamenti, e finora chi è uscito ha quasi subito trovato o in strutture private o pubbliche, è riuscito immediatamente a piazzarsi. Quindi ha questo aspetto che forse è anche vantaggioso a fronte del sacrificio che viene richiesto. Io non so se ho dimenticato delle cose, se avete delle domande me le fate, vi posso solo dire che questo corso, anche in questo corso si entra attraverso un test, che il test viene effettuato a Padova, perché il corso è di Padova, che ci si iscrive ad agosto, quindi state attenti, guardate il sito di Padova, ma anche sul nostro sito mettiamo di solito un link, ma guardate il sito di Padova perché compare il bando. Quindi vi iscrivete, poi fate questo test e vi posso anche dire che da metà agosto a un certo numero di giorni di settembre, poi gli stessi vi fatto in settembre, avete anche la possibilità di adoperare un simulatore di test che Padova mette a disposizione. Quindi fate la prova del test, c'è una simulazione di test che potete fare collegandovi col sito. Ecco, io non lo so se ho dimenticato delle cose, io sono qui eventualmente per... per quanto riguarda, il piano di studi consente lo sbocco duplice, cioè voi non... tempo fa era diverso, adesso i 5 anni vi fanno uscire che potete andare sia nella scuola di infanzia sia nella scuola primaria, il titolo vale per i due ambiti, diciamo, no? Per quanto riguarda il sostegno, invece, è previsto che dopo facciate un anno eventualmente di specializzazione ulteriore. E, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria, nel corso di laurea, però durante il corso vi vengono fornite, qui prima c'era il collega Angelo Lascioli, vi vengono fornite competenze anche per la diversa abilità, ormai sapete che si usa questa espressione diversamente abili. Quindi la pedagogia speciale è già presente nei 5 anni, poi più avanti potete specializzarvi. Ecco, quindi questa è una notizia importante, nel senso che è molto interessante che si dia spazio, diciamo così, a questi soggetti, li chiamerei proprio soggetti diversamente abili. E visto che poi se estendiamo questo concetto, tutti siamo in qualche modo diversamente abili, quindi anche il concetto di personalizzazione sono idee importanti che spero avrete modo di esplorare se accederete a questo corso. Attenzione che a questo corso richiede alla fine per uscire il B2 come inglese, quindi un livello di apprendimento e di saper usare la lingua inglese piuttosto avanzato. Però c'è anche da dire, e concludo, che intanto mi accorgo sempre più che le nuove generazioni, spero che sia anche per voi, a differenza di noi,
l'inglese lo sanno già molto meglio di una volta, no? Cioè se ci si mette subito sotto la cosa è affrontabile. E poi abbiamo un ottimo plan, abbiamo un ottimo centro di linguistico di Ateneo che supporta gli studenti e fa dei corsi appositi per i maestri, va bene? Quindi diciamo così che mi pare, insomma, che da noi siamo abbastanza attenti, diciamo così, a offrire a, fra virgolette, protezze dei nostri studenti, ma non troppo però, perché lo studente va protetto, ma non troppo, perché lo studente deve provarsi anche, deve provarsi, quindi la protezione alto là un attimo si ferma, perché se devi sfidare, devi provare qualcosa, devi andare a contatto con i bambini, è là che dopo tu tocchi con mano se veramente fa per te o no, ecco. E questo corso ti dà la possibilità di capire progressivamente se fa per te o no, al di là di un desiderio primitivo, originario, che spero vi guidi, come il mio, che in seconda elementare, la mia maestra bionda, con gli occhi azzurri, ma brava, io ho detto io voglio diventare come lei, e lei è diventata tutta rossa, però così è stato. Grazie per l'attenzione. Sandro Stanzani, sono il presidente del collegio didattico delle lauree triennali e magistrale in scienze del servizio sociale. Oggi pomeriggio abbiamo visto la presentazione appunto di tanti corsi che formano quelli che possiamo chiamare degli operatori sociali, operatori socio-educativi. Direi che il nostro dipartimento ha questa caratteristica proprio di dedicarsi alle professioni sociali, quindi se siete qui probabilmente siete candidati a una di queste professioni. Vi presentiamo da ultimo appunto la professione del servizio sociale, cioè la professione dell'assistente sociale. È una professione che è codificata, nel senso che è da molto tempo che c'è un percorso formativo che forma gli assistenti sociali, che conferisce agli assistenti sociali le competenze e i titoli per accedere all'esame di Stato, perché per operare come assistente sociale è necessario essere iscritti all'albo degli assistenti sociali, e c'è un esame di Stato per questo, come accade per gli psicologi. L'albo degli assistenti sociali è un albo diviso in due sezioni, la sezione A e la sezione B. La sezione B è quella a cui possono iscriversi gli assistenti sociali con laurea triennale, la sezione A è quella invece a cui possono iscriversi gli assistenti sociali con la laurea magistrale. Che caratteristiche ha la professione dell'assistente sociale? Che cosa fa l'assistente sociale? Lavora in moltissimi ambiti, toccando molti problemi sociali, dalla disabilità ai problemi dei minori con famiglie problematiche, ai problemi di chi incontra la giustizia penale e viene incarcerato, ai problemi anche di chi ha particolari patologie che richiedono assistenza sociale oltre all'assistenza sanitaria, quindi un campo molto, molto vasto nel quale l'assistente sociale opera, facendo appunto una valutazione del bisogno e elaborando un progetto di intervento sociale che poi innesca dei servizi di assistenza. Tutte le professioni del sociale per cui siete venuti qui ad ascoltare il profilo del corso di laurea, tutte le professioni sociali lavorano nell'ambito di quello che è definito lo stato sociale, cioè gli stati moderni come quelli in cui viviamo tutelano i diritti sociali di cittadinanza, e l'educazione, l'assistenza sociale fanno parte dei diritti sociali di cittadinanza. Quindi
Questo è il grande ombrello, il grande cappello all'interno del quale si collocano tutti i corsi di laurea che abbiamo visto sinora, tranne forse quello in filosofia, che però magari ha il taglio di definire meglio quelle che sono le politiche, i diritti sociali, di dare una lettura riflessiva dei diritti sociali di cittadinanza e in genere delle politiche sociali. Questo per parlare degli aspetti macro della situazione, però quello che vogliamo offrire a voi è anche una presentazione più nel dettaglio dei due corsi di laurea che andiamo a presentarvi, e questa presentazione nel dettaglio la affido al professor Mauro Niero, del quale sono sostanzialmente erede come presidente, indegnamente erede come presidente del collegio didattico. Lui mi ha preceduto e aveva tutti i numeri per continuare a svolgere questo ruolo, ma questioni diciamo amministrative non gli consentivano di ricandidarsi, perché sicuramente avrebbe vinto a man bassa e assunto questo ruolo a man bassa. No, affatto. Quindi siete in buone mani, e a lui chiedo di presentare più nel dettaglio i due corsi di laurea, e lo ringrazio. Buonasera, grazie per essere ancora qua. E io vi farò una presentazione un po' diversa da quella che hanno fatto i nostri colleghi prima, tenendo presente però che, dato che siete stati qua, avete capito alcune cose di sfondo di come funziona l'università, di come funzionano le classi di laurea e tutte queste cose, e quindi non entro in questi dettagli. Ecco, io vorrei parlarvi della figura professionale dell'assistente sociale e di come il nostro corso di laurea, i nostri corsi di laurea affrontano la preparazione di questo operatore. Ecco, anche qui abbiamo una divisione di corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale, e quindi vi darò un'infarinata di entrambi, vedendo anche quali sono le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno. Allora, qui avete le cose che ha detto sostanzialmente Stanzani, e cioè i tipi di problematiche di cui si interessa l'assistente sociale sono molto simili a quelle di cui si interessano gli educatori: il carcere, dipendenze, malattie mentali, anziani, famiglia, minori, immigrati, disabili. Ecco, il problema è che ci occupiamo di questi soggetti, va bene, ma che cosa fa in particolare l'assistente sociale? Allora, qui, va bene, io farei una tripartizione di quali sono i suoi compiti, anche se è un po' difficile fare una analisi completa di quali sono le proprie attività. Ecco, sostanzialmente si occupa dell'utenza, però non si occupa dei problemi educativi dell'utenza, si occupa un po' di una diagnosi generale delle problematiche, dei bisogni di chi si rivolge al servizio sociale. Ecco, e questo rivolgersi all'utenza consiste in una serie di fasi metodologiche che riguardano una diagnosi, un'analisi delle cause che hanno portato la persona a rivolgersi al servizio sociale, la presa in carico e poi l'individuazione molto difficile delle soluzioni che possono essere individuate per quella persona. Non è necessariamente una persona, come avete visto, possono essere anche dei gruppi di persone, possono essere delle famiglie. Ecco, sostanzialmente questo è il soggetto, comunque, va bene, su cui si specializza l'assistente sociale, che costituiscono, diciamo così, la baseline della propria attività, della propria professione. Poi ci sono delle attività che vengono fatte all'interno del servizio in cui lavora, perché gran parte delle attività dell'assistenza sociale consistono nel mettere risorse a disposizione di chi ne ha bisogno. Ecco, e una parte di queste risorse possono essere ricavate anche dal servizio e dall'organizzazione in cui lavora l'assistente sociale. Ecco, c'è inoltre una parte di carattere organizzativo che deve fare l'assistente sociale nel servizio in cui lavora. Ecco, prima il professor
Agosti aveva accennato a queste componenti relazionali, ecco, anche qui ci sono delle fortissime componenti relazionali che riguardano da una parte gli utenti che si rivolgono all'assistente sociale, ma dall'altra anche l'ambito organizzativo in cui opera. E per la comunità, va bene, anche qui c'è una serie di reti, va bene, di relazioni molto importanti che hanno assunto importanza negli ultimi, in particolare negli ultimi 20 anni, e che si concretizza nella creazione da parte dell'assistente sociale di opportunità, creando dei gruppi di aiuto, ad esempio, sensibilizzando problemi o collaborando su problemi o collaborando con altri servizi. Ecco, poi ci sono anche delle attività di studio e ricerca. È una professione che si, diciamo, si riproduce, bene, in parte si autoriproduce, e quindi le attività che chiediamo, che vengono chieste all'assistente sociale, sono anche di occuparsi della ricerca ma anche dell'educazione dei nuovi professionisti. E noi abbiamo una partecipazione, va bene, di questi professionisti, di cui siamo particolarmente entusiasti e andiamo anche molto, molto fieri, sia per quanto riguarda una parte dei nostri insegnamenti, sia per quanto riguarda coordinamento e l'attività di tutor nei tirocini. Ecco, dove e con chi? Allora, questi sono sostanzialmente gli sbocchi, va bene, professionali dell'assistente sociale. Qui vedete un ospedale, ecco, una parte dell'assistente del servizio sociale, va bene, viene impiegato appunto su problemi di carattere sanitario, e quindi la dipendenza in questo caso è delle aziende sanitarie, parzialmente qui è rappresentato un ospedale, ma ci sono molte altre attività che vengono fatte dalle aziende sanitarie, che vanno dalla tossicodipendenza all'attività sui minori, ai disabili, eccetera. Secondo tipo di impiego è quello, va bene, alle dipendenze dei comuni. I comuni hanno delle attività di servizio sociale, sono degli obblighi costituzionali per loro svolgere questi tipi di attività, ecco, e una buona parte di queste attività, come ad esempio la cura degli anziani, l'assistenza agli anziani, è svolta direttamente dai comuni. Ecco, i comuni hanno anche molto spesso degli sportelli in cui viene vista l'utenza per un'analisi dei primi bisogni, e che viene poi inviata ad altri servizi più di carattere più specifico, di carattere specialistico. Terzo tipo di destinazione, diciamo, di impiego, è quello che viene chiamato il privato sociale, cioè l'insieme delle associazioni, bene, non pubbliche, che operano nel sociale. Da circa una 30 anni in Italia è nata una rete fittissima di attività sociali, va bene, che ne vengono gestite da cooperative o da associazioni, oppure comunque da attività non pubbliche. E poi, va bene, abbiamo il quattro, un punto di domanda, perché questa è sostanzialmente la figura professionale del domani su cui ci stiamo facendo molti, molti interrogativi. Ecco la storia, brevissimamente questa cosa, che probabilmente non interesserà a molti. Ecco, questa è una signora che si chiama Mary Ellen Richmond, è un'americana. La professione dell'assistente sociale ha un'origine nel mondo anglosassone ed è stata trasferita, va bene, anche in ambito europeo. Ecco, c'è una particolarità: chi si accosta a questa professione, ma non solo alla nostra, è animato da uno spirito filantropico molto forte, molto pronunciato. Ecco, Mary Richmond la citiamo perché è quella che ha introdotto nel servizio sociale, diciamo, l'approccio scientifico, e questo approccio scientifico è quello che permette di valutare con più sistematicità i bisogni e di valutare con più sistematicità anche le modalità di erogazione delle provvidenze, delle attività. Ecco, questo è, diciamo così, il segno, è quello che ha fatto diventare l'attività di assistente sociale una professione. Eravamo nel 1917. Ecco, qui questo è un libro che pubblica sostanzialmente la nascita del servizio sociale in Italia nel 1946, va bene, e poi, va bene, nel 1996 è nato l'Ordine degli Assistenti Sociali,
qui è del Veneto, ma il Veneto fa parte dell'Ordine degli Assistenti Sociali d'Italia, va bene, e successivamente nel 2000 c'è l'entrata del servizio sociale nell'università come insegnamento universitario. Ecco, questo è brevemente il percorso, va bene, per dire, va bene, che si tratta di una professione che ha completato una serie di tappe per esserlo. Va bene, sapere scientifico, formazione universitaria, l'osservanza di una serie di regole etiche codificate come tutte le professioni, va bene, e per ultimo un ordine rappresentativo della professione. Ecco, questo comporta una serie di incombenze per chi vuole diventare assistente sociale, una serie di problemi, diciamo. Allora, questo è sostanzialmente il percorso ostacoli che vi aspetta se siete interessati a questa professione. Prima c'è un test d'accesso a numero programmato di 50, ecco, è un contributo che noi diamo per salvaguardare l'occupabilità dell'assistente sociale. Ci sono delle lezioni frontali, va bene, circa 1000 ore, con frequenza obbligatoria. Il triennio ha frequenza obbligatoria, perciò abbiamo il piacere o il dispiacere di avere, non un test come ha fatto il professore Agosti che ha riscontrato che si trattava del 75%, la nostra frequenza è del 100%, perché i nostri studenti sono obbligati a venire. C'è un esame di laurea, come per le altre lauree, e poi c'è l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Ecco, senza l'esame di Stato non è possibile esercitare la professione dell'assistente sociale. L'ordine dispone di una specie di jury, diciamo, va bene, che decide sui casi di abuso della professione. Quindi si tratta di una, come per il medico, l'avvocato, il commercialista, eccetera, si tratta di una professione che non si può esercitare senza il titolo. Ecco, e questo è un altro, va bene, degli ostacoli che trovate, va bene, nel vostro percorso. Le materie professionali di servizio sociale, ecco, queste materie professionali vengono insegnate da professionisti assistenti sociali iscritti all'ordine. Poi ci sono le materie di carattere sociologico, psicologico, pedagogico, giuridico, materie anche di area medica, ci sono molte le interazioni con il settore medico, e lingua. Stesse cose che sono state dette dai miei colleghi prima per quanto riguarda la lingua. La lingua sta diventando una questione molto importante nelle nostre lauree, tanto che nel nostro caso non è possibile entrare nella laurea magistrale se non si dispone di una certificazione linguistica o in inglese o in qualche altro tipo di lingua, o in qualche altra lingua europea. Come si esce? A un anno dalla laurea circa il 60% lavora, studiano e lavorano il 15%, cercano lavoro il 25%, ci sono delle garanzie? Allora, di questo diceva il professor Panattoni inizialmente: l'Università di Verona è il primo ateneo d'Italia per quanto riguarda la ricerca scientifica ed è il primo ateneo per quanto riguarda l'occupabilità dei propri laureati. A questo diamo un contributo anche noi. Grazie. Che ci presenterà anche la laurea magistrale, forse è utile per voi perché è una notizia di cui il professore non dispone, l'ho ricevuta proprio quest'oggi via mail. Il corso di laurea in servizio sociale è a numero programmato di 50 posti e la prova si terrà il 2 settembre, al mattino alle 10 del 2 settembre, quindi se qualcuno è interessato. Bene, e vediamo invece la presentazione della laurea magistrale, ma se posso, come dire, per alleggerire un attimo, vorrei fare una battuta. Mi è venuto in mente durante la presentazione del professor Miero che io ho un vantaggio competitivo rispetto al professor Agosti, lui si è innamorato della maestra, io invece mi sono innamorato di un assistente sociale e l'ho anche sposata. Va bene, prego. Allora, ecco qui la presentazione della laurea magistrale in servizio sociale. Allora, devo aggiungere una cosa a quanto diceva il professor Panattoni inizialmente,
e cioè va bene, che i nostri corsi hanno delle particolari caratteristiche, no? E hanno del imprinting, insomma, per cui iscriversi qui e iscriversi a Padova sono due cose diverse. Ecco, nel nostro caso abbiamo delle norme ministeriali che non permettono, va bene, di variare oltre certi limiti, e perciò noi siamo costretti ad adottare una serie di crediti per ciascun tipo di materia, per cui i corsi del triennio nostri tendono ad assomigliare a quelli che vengono fatti in altre università. Bene, ma il nostro ha come particolarità che le materie professionali vengono insegnate da professionisti. Ecco, e inoltre noi ci avvaliamo anche della specifica, diciamo, amalgama di cui possiamo usufruire operando in un dipartimento come quello che ci accoglie. Ecco, la laurea magistrale in servizio sociale. Ecco, intanto, va bene, ma perché dovremmo fare la laurea magistrale, va bene, per questa nostra professione? Allora, ci sono varie considerazioni che occorre fare. Noi vediamo che molti studenti hanno pensato della triennale, hanno pensato di investire anche sulla magistrale, e cioè su un percorso di studi di 5 anni. Perché il percorso di studi di 5 anni? Fatemelo spiegare al professor Agosti, va bene, il quale vi risponderà, va bene, che per formare un insegnante elementare adesso occorrono 5 anni. Ecco, allora ci sono molti, noi non abbiamo l'obbligo, va bene, abbiamo ci sono due albi professionali per l'assistente sociale, uno si chiama albo A e l'altro si chiama albo B. All'albo A si accede con la laurea magistrale, all'albo B si può accedere con il triennio. Però, va bene, molti preferiscono pensare, va bene, che il futuro sia su base quinquennale. Esiste una legge, va bene, che è stata presentata dall'Ordine degli Assistenti Sociali appunto per sviluppare la laurea magistrale in 5 anni, va bene, non è stata finora accettata, non è stata finora approvata, va bene, ma ci sono delle aree che ormai il quinquennio è il livello di formazione, diciamo, per le professioni sociali. E questa però è una decisione che prendono i singoli, anche una volta che abbiano deciso saranno già abbastanza dopo aver fatto il triennio. Vediamo in cosa consiste, va bene, e quali sono le differenze, perché per quanto riguarda le magistrali le differenze fra una università e l'altra sono invece notevoli. Allora, primo obiettivo generale del corso: governare la complessità. Va bene, questa non è esattamente la complessità come viene intesa, ma dà un po' l'idea. Ecco, questa idea della complessità, va bene, si articola, va bene, in vari capitoli. Primo, complessità dell'aiuto della persona. Un assistente sociale magistrale deve essere in grado di assistere casi che una persona che non ha l'assistente sociale triennale non riesce o non ha l'esperienza, va bene, per gestire. Ecco, di conseguenza questo è uno dei livelli, va bene, che noi, a cui noi teniamo molto, e cioè il fatto che col progredire degli studi gli studenti siano anche in grado di gestire casi di complessità più elevata. Cosa vuol dire? I casi del servizio sociale sono di una complessità spaventosa. Ma pensate a che cosa significa occuparsi di una famiglia, va bene, in cui ci sono delle violenze nei riguardi dei minori, qui c'è il padre non solo senza lavoro ma con un quadro, diciamo, penale preoccupante, la madre anche, va bene, storie di separazioni, di riunioni, di riunificazioni della famiglia, eccetera, più famiglie. Allora ci troviamo di fronte, va bene, a delle situazioni, ecco, che è stata aggravata negli ultimi anni anche dal fenomeno, diciamo così, dell'immigrazione. Allora, per occuparsi di questi casi complessi, va bene, occorre avere un assistente sociale con una conoscenza progredita. Non basta, cioè, la preparazione triennale. Secondo, anche dell'organizzazione. Vi sono degli assistenti sociali che occupano dei posti di carattere direzionale. Direzionale significa diverse cose. Può voler dire che ci si occupa di coordinare un piccolo gruppo di assistenti sociali, o può voler dire che si accede ad una carica, va bene, formale di direzionale molto importante in un ente pubblico. Ecco, noi preferiamo pensare alla prima cosa che ho detto. A
anche perché ci sono altre lauree che preparano alla direzione organizzazionale, cioè per esempio economia e commercio, eccetera. Va bene, quindi per noi il problema è quello di riuscire a creare una persona che sia esperta che abbia delle capacità direttive di piccoli gruppi, di piccole equip, e che possa esercitarlo nell'ambito della nostra professione. Complessità dell'intervento su problemi, dello stare insieme, questo è uno dei temi più importanti, più scottanti, la famiglia. Complessità sull'organizzare casi fragili, abbiamo delle patologie, delle disabilità oggi, va bene, che lasciano le persone sole senza la possibilità di costruire delle reti intorno a queste persone. Ecco, e abbiamo bisogno di persone che sappiano lavorare nel ricrearle, va bene, queste reti. Complessità culturale e ambientale, qui non c'è bisogno di dire che ci troviamo in un'epoca che per i prossimi 20 anni, va bene, sarà sostanzialmente, in cui nei prossimi 20 anni lo scenario dei servizi sociali sarà dominato dal problema dell'immigrazione. E la complessità nella gestione delle organizzazioni, perché le organizzazioni del sociale sono complesse, diventano sempre più complesse, anche per le cooperazioni che esistono tra settore pubblico e settore privato. Ecco, quelli che vedete, questa cosa non è, in questa figura non sono insieme tutta una serie di palline per far vedere che c'è tanto casino. Sono una serie di palline, va bene, questo rappresenta il piano di un assistente sociale quando deve prendere una decisione e si trova di fronte, va bene, a tutte queste organizzazioni a cui può ricorrere per trovare soluzioni al problema di cui si sta occupando. Risultati e requisiti di ammissione: allora, sono ammessi quelli che posseggono la laurea triennale in scienze del servizio sociale, classe L39 conseguita in qualsiasi ateneo d'Italia. I laureati appartenenti ad altre classi di studio, va bene, o con titoli di studio omologhi, devono possedere dei requisiti curriculari particolari. Allora, intanto devono avere 27 crediti, va bene, in disciplina del servizio sociale. Crediti in sociologia SPS 07, ma crediti in SPS 07, che è la classe della sociologia, ma in particolare su discipline del servizio sociale. Chi non le ha e ha un'altra laurea, deve frequentarle, deve fare dei corsi, deve perdere praticamente un po' di tempo, forse un anno, per acquisire questi 27 crediti, senza i quali non può accedere alla laurea magistrale. Ecco, poi ci sono 60 crediti in aree di vario genere, questo che potete vedere, in aree delle scienze politiche, economiche, sociali, giuridiche, storiche, per noi abbiamo delle scienze mediche. Ecco, tutti gli iscritti devono possedere una certificazione B1 in inglese o in un'altra delle lingue ufficiali della comunità europea, quindi può essere il francese, può essere lo spagnolo, eccetera. Gli insegnamenti, allora, negli insegnamenti, adesso non sto a leggerli, va bene, ma sono degli insegnamenti che riguardano il servizio sociale, come avete scritto, sociologia generale, ma non solo di sociologia, perché le materie professionali rientrano nella sociologia e quindi sembra che questa sia dominante, ma una gran parte delle attività che vengono fatte alla laurea magistrale sono dominate da materie professionali che riguardano la valutazione dei servizi sociali, che riguardano i diritti delle famiglie e dei minori, ecco, e sono coadiuvate da forti dosi, diciamo, di materie giuridiche. Ecco, poi ci sono delle materie psicologiche, ci sono delle materie economiche e ci sono delle materie statistiche sulla misurazione dei fatti sociali. Ecco, negli ultimi anni, anche per far fronte a quella che dicevo sembra essere l'emergenza, va bene, dei paesi occidentali, soprattutto del sud Europa, va bene, abbiamo potenziato quello che era il bagaglio, diciamo così, di materie che si occupavano di aspetti migratori o comunque legato alla presenza di stranieri. E allora qui abbiamo una pedagogia generale interculturale, va bene, che abbiamo tradizionalmente da diverso tempo, e che viene insegnato da un nostro pedagogista, va bene. Poi abbiamo ideato un laboratorio sulle marginalità emergenti, che è un laboratorio che si occupa di problematiche
che hanno come protagonisti prevalentemente gli immigrati. Qui in questo caso ci sono questioni che riguardano la prostituzione, che riguardano lo sfruttamento dei minori, eccetera. E un altro insegnamento che è intitolato Multiculturalismo e teoria dei riconoscimenti. Ecco, questo ci consente, diciamo, di potenziare la nostra attenzione per quanto riguarda le problematiche dell'immigrazione. Ecco, per quanto riguarda le materie professionali, materie professionali legate alla sociologia, sono materie di servizio sociale, vedete il termine complessità ha questa caratteristica, riporta questa caratteristica. L'ambito delle scienze giuridiche, l'assistenza sociale lavora molto con leggi, va bene, che permettono di tutelare diritti, di individuare diritti nuovi e anche, va bene, di trovare delle fonti, diciamo, di intervento. E aree economico-aziendali, va bene, che riguardano la programmazione economica, eccetera, e che riguardano quell'aspetto che dicevamo prima della componente della complessità organizzativa. Ecco, le lingue straniere, abbiamo un corso di inglese specifico, un corso di inglese professionale, va bene, che non so per quanto tempo ancora avremo, va bene, ma per adesso ce l'abbiamo e siamo anche molto, molto contenti, bene, che consente di leggere il servizio sociale attraverso la lingua inglese. Questo ovviamente è un corso che è riservato a quelli che hanno la certificazione B1 in inglese, che si iscrivono con la certificazione in inglese. L'area psicologica, va bene, che riguarda la psicologia sociale della cura e dell'assistenza, va bene, e qui vedete sfruttiamo tutti i saperi del nostro dipartimento, l'area di territorio e intercultura in cui abbiamo geografia sociale e le materie di cui parlavo prima che riguardano gli aspetti di carattere migratorio, le problematiche connesse con l'immigrazione. E poi abbiamo anche le materie di carattere medico-sanitario. Non è che vogliamo farvi diventare infermieri o cose di questo genere, ma una delle relazioni più forti che ha il servizio sociale è quella con i propri colleghi del settore medico, gli operatori sanitari, e quindi abbiamo degli insegnamenti che sono specifici, come la psichiatria è tradizionale, viene insegnata da quasi 40 anni, più di 40 anni, delle scuole di servizio sociale, nei corsi di laurea, la medicina fisica e riabilitativa, sapete, ci occupiamo di tante famiglie che hanno al proprio interno, va bene, delle persone con affette da disabilità terribili, pensate all'Alzheimer, pensate a Parkinson, eccetera, va bene, e alla medicina delle dipendenze, che qua non c'è bisogno che spieghi perché, abbiamo bisogno di sapere, di avere una visione medica, va bene, delle sostanze, eccetera. E poi abbiamo anche la neuropsichiatria infantile. Ecco, tirocinio, va bene, non solo, è previsto per notare 10 crediti, 225 ore, 400 ore ci sono nel triennio, quindi abbiamo 225, quindi arriviamo alle 600 presso poco, come fate voi. Viene svolto presso enti accreditati e seguito esclusivamente da assistenti sociali magistrali iscritti all'ordine e all'albo A, e può essere svolto nella zona di residenza dello studente. Questa è una cosa da dire, vi sono molti iscritti a questo corso di laurea magistrali che vengono da molto lontano, e questi è permesso anche di fare il tirocinio nella propria zona di provenienza. E c'è un laboratorio, va bene, che si occupa specificamente dei tutor. Il corso ha dei rapporti con altre università, è possibile andare a studiare all'estero, va bene, lo stiamo potenziando, va bene, e speriamo di avere delle buone soddisfazioni. Albo professionale, albo A degli assistenti sociali, va bene, e al corso possono iscriversi anche professionisti in attività, questo era già stato detto dai nostri colleghi precedenti, va bene, e anzi i professionisti sono caldeggiati a iscriversi, e per loro, va bene, la soluzione più conveniente è quella di iscriversi part time, nella magistrale non c'è la frequenza obbligatoria, va bene, però è difficile per uno che lavora, va bene, mantenersi al passo, e perciò è consigliabile fare il corso, anziché i 2 anni, fare il 4, ovviamente pagando
metà delle tasse per lo stesso per periodo di tempo, va bene, e adottando appunto questo criterio part-time. Ecco, sono anche in corso delle sperimentazioni in forme di e-learning, come per le altre, per altri corsi di laurea, ecco, e anche da questi ci aspettiamo parecchie soddisfazioni in futuro. Occupazione a un anno dalla laurea, 93,8%, anche qui le stesse cose che dicevamo prima per quanto riguarda le coccarde dell'Università di Verona, va bene, e fine della presentazione.